Se il buio è solo allontanarsi dalla luce, nel mare del silenzio sento la tua voce. Se tutto si trasforma e nulla muore, dal seme che marcisce nasce un nuovo fiore. E ho imparato a riconoscerti ovunque senza riuscire ad afferrarti mai. Ma ho capito che non c'è distanza né separazione. Ho imparato a vivere nel mondo senza per questo appartenergli mai. Ma ho trovato amore in ogni cellula della creazione. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce, camminerai al mio fianco senza far rumore. Ancora una volta ci ritroviamo per la novena. Siamo al quarto giorno. Un abbraccio a ciascuna e a ciascuno di voi. Che questo tempo di novena sia un tempo di preghiera, di meditazione, di preparazione al Natale del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O germoglio di Jesse, che ti innalzi come un segno, a te guardano tutte le nazioni, tacciono il re alla tua presenza, vieni a liberarci, non tardare. Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria. La tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a te, a Dio, e sono stato mandato a parlarti
e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno al loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Vivrò anch'io questo momento di silenzio contemplando questo semplice presepe che abbiamo qui preparato all'ingresso nella sala d'attesa dell'Episcopio, invitandovi però in questo silenzio a riflettere e possibilmente a dialogare con Zaccaria, che diventa muto perché non ha creduto. Mentre Elisabetta, quando Maria le farà visita, dirà: beata te che hai creduto. Il suo uomo, il suo compagno di vita, Zaccaria, non si è fidato, non ha creduto, diventa muto. Allora facciamo una verifica della nostra vita, facendo soprattutto memoria di tutte quelle volte nelle quali, di fronte a certi eventi della vita, non abbiamo creduto, non ci siamo fidati e non ci siamo affidati né consegnati alla parola di Dio, alla voce dello Spirito, alla presenza del Dio di Gesù.
Preghiamo. Vieni Gesù nelle fasce, non nelle lacrime, nell'umiltà, non nella grandezza, nella mangiatoia, non nelle nubi del cielo, fra le braccia di tua madre, non sul trono della tua maestà, sull'asina e non sui cherubini, verso di noi, non contro di noi, per salvare, non per giudicare, per visitare nella pace, non per condannare nel furore. Se vieni così, Gesù, invece di sfuggirti, noi fuggiremo verso di te. Vieni, Signore Gesù. Maranatà. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Beata te Maria che hai creduto, tu Zaccaria diventerai muto, non hai creduto. Ripensando al mutismo di Zaccaria, benediciamo il Signore. E nuovamente un abbraccio a tutti. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce, camminerai al mio fianco senza far rumore.